Il collegamento. Iniziamo la registrazione. Dunque, avrei dovuto iniziare dall'autore del libro che avrebbe Bertini insieme a Sergio Rotondo a parlare di rivoglio la mia vita, ma io diciamo voglio sconvolgere un pochino l'ordine dei lavori. E voglio dire che circa un anno fa, proprio in questo luogo, in realtà al BIF, mentre prendevamo un aperitivo, io e Renato Brandmeier, abbiamo avuto un'idea, cioè ci siamo chiesti e che cosa succede se Gabriele Albertini si ricandida alle elezioni di Milano. Lo ricorderete, perché poi tutto un seguito. E quindi la vera domanda alla quale Gabriele potrebbe rispondere, come ha risposto un bellissimo articolo uscito sul giornale domenica scorsa, ecco perché ho rifiutato di candidarmi in sindaco, la vera domanda io la rivolgo subito a freddo a Renato Brandmeier, che qualcuno ricorderà è stato già autore di un sondaggio importante nel avvolgere del primo mandato di Gabriele Albertini, ma questo parleremo, di perché siamo convinti che Gabriele Albertini avrebbe vinto le elezioni, anche se Gabriele ha un'idea diversa, ma questo ci puoi dire, dirottiamo questa conversazione con questa riflessione. Accanto, 3 minuti e poi sentiamo cosa pensa Gabriele di questa cosa delle elezioni del 2021. Parlerò dopo del libro e dei suoi contenuti, ma ci rimettiamo a questo. Io avevo, prima di tutto, devo dire che l'idea di fare un sondaggio sulla candidatura possibile di Albertini è venuta a Andrea Ventola, lui realmente di aver avuto questa intuizione, almeno nei miei confronti, che sul momento mi la sconvolge, davvero, forse sapete, avete saputo anche. E la cosa sul momento di la sua, però era un'idea buona, geniale. Lui mi ha fatto curare diversi candidati, non è solo che Albertini mi sta come massimo. Io avevo già fatto dei sondaggi per Albertini quando lui era in carica, trovando dei tassi di popolarità e di consenso veramente elevati, che non ho trovato di sentito per altri. Quindi si può dire quello che si vuole, ne parleremo sulla sua esperienza di sindaco, però già allora aveva una popolarità e un consenso molto molto forte. Lui si ricorda tutti i numeri a memoria, sono sicuro che io non me li ricordo a memoria, ma lui sì, ma era veramente, e però, se posso aggiungere, vado velocissimo, una cosa, una caratteristica di Albertini è che non chiedeva solo la popolarità, ma mi chiedeva anche l'opinione dei cittadini su quale di contenuto. Vedete, io sono molto vecchio e ho una grande esperienza di sondaggio per i politici. Questi mi chiedono solo se sono eletti o no. Qualunque cosa aggiungi, ma forse guardiamo le cose da fare. Sì, sì, ne parlano con il mio assistente. Io voglio sapere adesso. Questo mi ha sempre molto funzionato, perché è l'unico che nella mia piccola esperienza di queste ricerche tra un merito di questo provvedimento, cosa poi faceva in testa sua, non è che facesse quello che voleva la retta, anche, ma non era quello l'elemento determinante, non era il consenso potenziale. Comunque, tornando ai giorni nostri, abbiamo subito provato appena Andrea lo propose e abbiamo trovato che questa popolarità si era mantenuta. E abbiamo trovato un Albertini quasi vincente, nel senso che sapete come sono questi sondaggi, tutti i sondaggi hanno un margine di errore, anche quando vi dicono la televisione questo partito è aumentato dello 0,2%, ma io sia un improvvio, diciamo che è una superficialità, perché il margine di errore di questi sondaggi è di solito attorno al 0,2%, io ho calcolato polemizzando con mia moglie, mi riguarda sempre, che è grosso modo mezza persona che ha cambiato idea da una settimana, ma serve perché ha lo stesso idea. Allora lui, io sto avendo un lieve vantaggio. Io sono
certo, non si è mai certi, ma insomma tutto il contesto mi faceva pensare che quel vantaggio con un'adeguata campagna elettorale si sarebbe trasformato in una vittoria. E ancora non ho capito bene dal libro, un po' si capisce per dire perché non ha voluto portare questa vittoria che la gente voleva. Non solo, abbiamo trovato anche che per una volta l'avevo provato a dire se fosse vice sindaco di un altro candidato. Ebbene, ho fatto una domanda in due modi, con e senza Albertini, e cambiava tutto. Cioè, la presenza di Albertini è come vice sindaco, aumentava la popolarità. Quindi gode di una popolarità a Milano che si sia candidato o no, immensa. Abbiamo fatto un sondaggio diverse volte, più di una volta, perché Andrea non si fidava e voleva andare uno che va a fondo delle cose, uno preciso, non è un questo superficiale. E mi diceva, riprova, ma sei sicuro? E abbiamo provato con campioni sempre quanti. E ragazzi, tutte le volte c'era. Quindi io sono, posso dire qui, secondo me, se Albertini si fosse candidato, avrebbe vinto. Questi sono soltanto quanti. Su campioni di popolazione di Manese sempre più ampi, fatti con grande rigore e Albertini con un'adeguata campagna elettorale. Dice. Grazie, grazie Renato. E perché? Allora, prima di dare la parola a Gabriele, cosa diceva? 51-49? No, no, voglio sapere perché ha rifiutato di ricandidarsi. Allora, Gabriele, oltre a dirci come sta, è importantissimo sapere quando sei di nuovo qui, perché magari tra un anno ti ricandidiamo sindaco. Allora, perché hai rifiutato? Non ho ancora capito io. Ma intanto grazie di essere venuti. Mi è stato riferito che la sala è piena, che ci sono parecchie persone in streaming come me, spero non tutte per le stesse condizioni, diciamo, ostative in isolamento in cui mi trovo. Sto bene, come buona parte dei trivaccinati sono quasi asintomatico, però giustamente devo rispettare l'isolamento, per cui sono con voi in spirito e verità, ecco, mettiamola così, evangelico. Rispondo alla domanda, credo di averlo scritto nel libro e anche con lettere, con comunicazioni varie. Poi so che tra i presenti, sia tra i relatori che immagino tra i commentatori esterni al panel, ci sono alcuni che hanno fatto delle osservazioni, diciamo, teleologiche, più intelligenti, più politiche, più finalizzate, e forse una componente diciamo marginale c'è anche su questo scenario. I partiti di centrodestra non sono stati subito entusiasti della proposta che venne da Salvini in primis, e poi cercò con qualche criticità e di convincere me senza riuscirci, e di convincere all'adesione anche gli altri due. Sia Berlusconi che Meloni, ma soprattutto Berlusconi, avevano in mente altri candidati rispetto alla mia modesta persona, e si sono convinti ad accettarlo quando non solo il sondaggio del mio amico Mannheimer, a cui ho sempre detto grazie e lo ribadisco anche ora per quello che ha detto poco fa, è un mio amico e quindi lui ha voluto darmi l'Oscar alla carriera, e quindi non dico che abbia, perché è un serio professionista, che abbia manipolato i risultati, questo no, non l'ho mai pensato e non lo farebbe mai, però magari nelle domande ha messo qualche argomento che potesse fare sì che quello 0,1% venisse a me, non lo so, è una mia impressione soltanto soggettiva e non dico altro. Però anche la Ghisleri, che era il sondaggista di fiducia del Cavaliere, aveva dato un elemento, diciamo, di competizione talmente, diciamo, al 49-51 prima ancora di iniziare la campagna, e quindi la possibilità c'era. Ma il vero motivo per cui io mi sono
allontanato da questa terza responsabilità, avendo superato, questo lo ammetto, gli altri due argomenti. Uno, che perdevo dei soldi, perché come sapete il sindaco di una grande città è pagato relativamente poco per governare 40.000 dipendenti, avere, parliamo del sindaco di Milano, avere le responsabilità che ha, il ruolo politico che ha, eccetera. Non è, è pagato come, come diciamo un direttore di banca di una filiale importante, in più a tutte le grane che possono derivare dal suo lavoro, anche grane economiche, perché quando poi Maurizio parlerà della legge sulle ingiuste imputazioni, che pure abbiamo fatto insieme, questo argomento viene fuori, cioè anche gli innocenti pagano una sanzione pecuniaria per essere dichiarati innocenti, avendo però speso capitali a volte anche ingentissimi in spese legali. Il sindaco è molto esposto a tutte le vicende, dalla Corte dei Conti alla giustizia civile a quella penale. Quindi avevo rinunciato alla questione dei soldi e dei rischi, avevo all'obiezione, diciamo, di soldi. Avevo anche superato l'argomento del sequestro di persona del consenziente, che è, diciamo, quella nuova fattispecie di reato, è un mio copyright, per spiegare qual è il lavoro del sindaco di Milano. Nessuno mi ha chiesto re royalty, ma qualcuno l'ha ripetuto. Va bene, è un omaggio che faccio ai colleghi. Il terzo argomento, però, quello della ostilità totale, definitiva, manichea, bianco-nero, di mia moglie Giovanna, questo non l'ho superato, perché non si può, è la mia famiglia, siamo in due, non è che abbiamo altre cose. E a questo punto, insomma, memore di quella che era la mia vita, la nostra vita, quando non era mia moglie ma era la mia compagna, ero convivente comunque con lei ai tempi della sindacatura 1 e 2, e allora questo scenario, insomma, mi ha allontanato. Ultimo argomento, il fatto che Berlusconi avesse in mente un altro, e nel libro lo racconto, facendo anche un pettegolezzo pesante su certe sue affermazioni, e che la Meloni e in genere i Fratelli d'Italia non volessero che Salvini avesse, diciamo, la leadership totale sulle scelte, volevano concertarla, volevano definirla, e quindi si sono inseriti nel dialogo per l'individuazione del candidato, creando inizialmente delle obiezioni. Io ricordo che il mio amico, fraterno, amico e collaboratore Riccardo Decorato, che ci ascolta in streaming, perché mi ha appena detto che non so se è positivo anche lui, comunque insomma non ha potuto intervenire, si scusava, aveva fatto delle dichiarazioni entusiaste ed è stato zittito proprio dai suoi capi, cioè dalla Russa, Meloni, eccetera, perché non volevano che Salvini avesse, diciamo, l'individuazione monocratica del candidato. Nel caso di Berlusconi, e qui entro, diciamo, in una tematica che forse susciterà qualche imbarazzo negli ascoltatori, come certamente lo è stato per me quando me ne sono occupato. Mi era stato riferito che in un incontro molto riservato ai massimi livelli della sua, diciamo, della sua struttura organizzativa, del suo partito, aveva detto: beh, se Albertini è il candidato più titolato, io non mi opporrò alla sua candidatura, però per i soldi dovete pensarci voi, perché non gli perdono il suo tradimento del 2013, quando io andai in lista con Monti e come candidato presidente della Lombardia, e non mi diciamo sottrassi a questo ruolo, nonostante lui mi avesse offerto il massimo che si può offrire da un capo partito a un suo, diciamo, adepto, cioè il ministero che avrei desiderato e il numero uno dopo di lui, quindi il numero due al Senato. Bene, davanti a questa affermazione, io, mi conoscete, non giro intorno agli argomenti, sento questa frase che non mi lascia tranquillo, e gli telefono e gli dico: ma presidente, è vero che hai detto queste cose? Perché io già ho i miei dubbi, ma se
se tu non... E lui naturalmente negò tutto. Io a questo punto non ho potuto fare altro, come viene raccontato essere stato l'atteggiamento di un giocatore di poker che era al tavolo con il re Farouk a Roma. Passò questo episodio come una... Io mi uniformai a questo comportamento in un piatto molto consistente. Il re d'Egitto in esilio a Roma dichiarò un full e il suo antagonista dice: beh, me lo faccia vedere. E dice: no, parola di re. E allora dice: ah, va bene, il piatto è suo. E io con Berlusconi non ho potuto avere un atteggiamento diverso, e quindi ho creduto che non avesse mai pronunciato questa frase, e quindi alla fine anche la sua solidarietà era arrivata. Però quella di mia moglie no, e quindi ecco che il libro parte da questo intendimento, cioè facciamo un libro che è la campagna elettorale, rivolgermi a Milano. Poi non l'ho fatto, e allora il libro è diventato un po' quello che sarebbe il programma di Milano per il vecchio sindaco, e un po' altre cose che sono quelle che sono state fatte sia come deputato europeo e soprattutto nella 18ª legislatura, lasciando al nostro paese, con anche l'intervento preziosissimo di Enrico Costa, che poi ottenne fisicamente l'emendamento che introduce questa norma nel nostro paese, il risarcimento dei docenti. E ora però vi ascolto se ci grazie sono. Grazie Gabriele per questa risposta alle tante ragioni della tua rinuncia alla candidatura. Il famoso articolo che citavo, la recensione di domenica 27 marzo sul giornale, porta la firma di un caro amico che è qui con noi, Gianino Della Frattina, che è anche lì uno dei quelli che vengono chiamati Alter Capita, cioè quelli che conoscono Gabriele dal 1997, vanno per anni. Dunque, saluto tra gli ospiti in collegamento Zoom anche Francesco Alberoni, anche al quale poi inseriremo una domanda tra poco. Invece io adesso mi rivolgerei a Sergio Rotondo, l'autore, autore del Rivolgo la mia a Milano, il sindaco rimette i pantaloni. È stato un lavoro, di un annetto, direi, e mi piacerebbe nei sei minuti, nei prossimi sei minuti, una carrellata su questo ritorno, per entrare nel merito del titolo, dopo aver parlato della rinuncia alle elezioni, invece parliamo di questo libro che percorre la storia di Gabriele una trentina d'anni di storia. Prego. Buonasera a tutti. Gabriele ha raccontato un po' come mai ha detto no alla candidatura. Al sindaco, questo è uno dei punti, non l'unico. Siccome non abbiamo messo d'accordo, mi dico chiaramente. Secondo me il motivo prevalente sulla freddezza con cui venne apposta la proposta di Salvini e la vendita del gruppo. Altrimenti, io sono di quest'idea che è scritto, Albertini, cui fare il sindaco di Milano era piaciuto tantissimo. Avrebbe fatto per la terza volta il Milano, che secondo me mi aveva anche una gran voglia. Di fronte poi a certe difficoltà interne al centrodestra, chiaramente anche il parere della signora Giovanna poi contestare. Comunque, questo libro, tornando un po' all'origine, due colleghi
molto brevemente, molto più spunitivamente, che ha citato il Danilo della Fattina sul giornale, che già da Sussata, il Corriere della Sera, hanno definito questo cronico di scopo. Io per la mia ragazza sono da particolare
la sera della famosa finale Milan Gabriele Conchiera Milan. Non c'è più. Eravamo a Istanbul. Istanbul. No, a Liverpool. Milan diceva 3-0 alla fine del primo tempo, guardando e persero comunque alla fine della partita per tutti di fortuna gli presentò Erdogan. Gabriele strinse la mano a Erdogan e ebbe uno scossone come un infarto, qualcosa che era capitato solo altre due volte quando era entrato in contatto con due persone che lui definisce estremamente malvagie, ma proprio di quelle malvagie letterarie, e così quindi si rende conto che Erdogan era un malvagio, o come quando la sua data storica, la famosa, ormai famosa di figlia del fascista di Porto Valtravagna, lo salvò da un attentato delle Brigate Rosse, perché le Brigate Rosse che avevano incapitato il presidente di Giovani Industriali di Genova e il presidente di Giovani Industriali di Torino volevano incapitare anche il presidente di Giovani Industriali di Milano, nella fattispecie appunto Albertini, che come era la loro abitudine si appostavano di mattina sotto casa, ne studiavano nei passaggi generali, ma lui che aveva che studiava a Pavia, spesso la sera invece di andare a Pavia, andava a Pavia a trovare Bibi, e quindi dirottarono il loro interesse verso un altro dirigente dell'architetti, e poi in un nuovo delle PR anni dopo fu trovato i verbali degli accostamenti sotto casa di Albertini, oppure si racconta come quando spentò una vera e propria rivolta contro di lui, che Letta era presidente della commissione esteri di Bruxelles, una rivolta di Fidelin, erano onorevoli deputati europei, però anche israeliani al massimo, perché lui aveva deciso di far parlare in un'assemblea l'ambasciatore israeliano, e quindi e poi per me una scena che entra quasi in una comicità alla De Filippo, Berlusconi che riesce a convincerlo a fare una scena proprio da quindi poi c'è sono tanti aspetti, ad esempio lui racconta quando fa una bella disamina sul lavoro di sindaco da quello che i cittadini si aspettano da un sindaco, che praticamente cita due episodi che sono un po' agli antipodi. Uno, un episodio che vediamo anche un po' nel senso che un signore scrive una lettera dopo la visita di Daniel a Milano, chiedendo al sindaco che aveva un debole per Daniel di Giordania, che avrebbe fatto tutto per accontentare questo signore, ma veramente non era messo in mente, chiedeva che lui facesse il nome che Daniel di Giordania avesse il nome per la pace. Oppure quella lettera molto più drammatica, che un certo padre, signore di 60 anni, in questo lato che affidava la sua famiglia, perché diceva io mi sto suicidando perché mi sono stato indagato da un corpo,
non ho più prima di prendere un po'. Nel frattempo questo signore si era suicidato e ammette Gabriele di aver fatto forse l'unica volta mentre era sindaco due piccole scuole, cioè fece dare dal comune una casa a questa famiglia e trovò un posto in un ufficio pubblico alla figlia di questo e quindi niente, ripeto, secondo me anche se non ha più fatto il sindaco si scoprono dei lati abbastanza divertenti e che si è raccontato, devo dire, con una autoironia veramente da persona, secondo me, estremamente intelligente. Infatti, il centrodestra, secondo me, è una grandissima possibilità se non l'ha perso proprio per vivente. Io ti passo il microfono, ovviamente poi. Grazie, abbiamo parlato della popolarità, abbiamo parlato direi del carisma e della simpatia, io però so che è ancora collegato il professor Peroni, vogliamo sentire che cos'è il modello Pertini, cioè quale io ho letto attentamente la preparazione, non so se possiamo vederlo. Ho letto attentamente la preparazione che parla di un modello Albertini, cioè qualcosa che ha cambiato radicalmente la faccia della nostra città. Non solo nei 9 anni di sindacatura, ma direi che nonostante una parola che non piace Gabriele, il tema della discontinuità, però in realtà ha caratterizzato direi la ventina d'anni, ancora adesso non vediamo gli effetti. Quindi chiederei al professor Peroni se vuole prendere la parola e darci il suo, la sua riflessione sul terreno. Professore, non so se si è collegato. Ci sente? Allora, verificando il problema tecnico, io passo allora alla domanda successiva che riguarda l'inizio dottorella, qui alla sinistra, collega giornalista, tante giornalismo diciamo molto attento alla cronaca e politica giudiziaria, quindi mi attengo a due domande in una, sei minuti. La prima è cos'è questo lavoro che hai condotto 6 anni fa con Gabriele sul tema dell'ingiusta imputazione e poi svelaci qualche particolare di questo duello all'ultimo atto tra Gabriele e il PM aggiunto Roberto. Buonasera a tutti. Io sono qui per aver scritto queste 10 pagine in maniera assolutamente secondaria, però quello che Gabriele ha riuscito a realizzare con quella legge che ingiustamente sconosciuta è secondo me un passo di civiltà giuridica per questo paese veramente notevole. Pochi lo sanno, pochi, e credo che anche dentro pochi lo sanno. Ogni anno i dati vengono assolti per una tempo che si fa per 125.000 persone. Il dato è ufficiale, è un dato assolutamente. Sinta, io volevo mettermi in contatto con la conferenza stampa con la presentazione del libro di Albertini. No, questo lo so, io sono in connessione, però non sento.
sento molto male. Adesso risolviamo il problema. Se vuoi completare, poi bisogna completare. L'Italia era fino al 2016, mi occupai della questione perché era stato appena cambiato. Certo, visto che la Germania aveva rivelato nel 2016 che aveva pagato per avvocati di fondo di tutto importante. La cosa era a suo modo. La giornalista, tra l'altro, so bene quando possono stare giocare, credo che i giornalisti potrebbero fare, magari di più, se non pagavano, quando è il servizio per fare questo. Ma effettivamente il problema, coloro che sono, con fondo la vita, è stato quindi costretto a subire un processo, sono in poco, spesso per lunghezza e per la vita psicologica, in più di pagare anche la morte. E quindi, che infatti si chiama tecnicamente un giusto il fatto che tantissimi altri redditi risolto dallo Stato con molte con il rimborso totale della cifra pagata dalla persona che è stata sopra, la sopra a volte con un rimborso parziale o ristoro. In Italia non era così. E poi in Europa c'erano 26 paesi che erano invece dotati del ristoro dei paesi non particolarmente avanzati per la civiltà, la stessa Russia, la Serbia. Allora, scrisse l'articolo su Pavarano, la terza rete, e gli aveva trasmesso il telefono a lui, all'epoca era senatore, e lui ha detto che riuscì con la sua testardà, con la sua simpatia, con la sua capacità di convincimento a far firmare e sottoscrivere nei giorni a 174. È stato un record storico in Italia. Non esiste, credo, soprattutto in campo giudiziario, politica giudiziaria, un provvedimento sottoscritto da senatori che andavano dall'estrema destra all'estrema destra. 12 che non avevano firmato la crisi, non mi ricordo se è. Quel provvedimento prevedeva per l'appunto che la persona assolta con formazione contenesse almeno in parte un ristoro dello spettacolo. Ostacolato dal Ministero della Giustizia, l'epoca della realtà di Dio, perché era evidente che la cosa, soprattutto per le sue dimensioni, avrebbe provocato danni cronici, perché era già a scarso di lancio del Ministero. Altrimenti però andò avanti per la sua proposta e nella legislatura successiva la stessa proposta fu presa come si vuole la staffetta da Enrico Costa alla metà del passato ed è diventata legge lo scorso anno. Il ristoro è poca cosa, la cifra complessivamente destinata è di 8 milioni di un giorno, queste dimensioni del fenomeno, però è un primo passo. Si spera che possa andare oltre e diventare qualcosa di più serio e concreto. Però è una sono dei meriti maggiori di cui Gabriella Bertini può vantarsi, è sicuramente una medaglia retante che dovrebbe appuntare. Poi mi ha chiesto di due minuti su tornare a breve. Roberto e Albertini, l'ho già detto in qualche occasione, che meriterebbe la pena di Omero, perché via del confronto ha avuto descrizioni sicuramente meno adeguate a quello che è stato lo sfondo. Devo dire che tutto nasce da quelle interviste che Albertini fece nel 2011. Una sua 24 ore della sera, nelle quali accusava con coraggio di essere il suo interlocutore, Alfredo Romero, di aver, da parte, agito male, accusando il comune di aver creato un danno al comune con il posto, derivato
in realtà un po' penso tanto ha svegliato e poi aver nascosto, tenuto nascosto per me corretto un vista tecnico di saputo indagine invece sulla sua posizione da parte della provincia in una quota la sera valle di un buon flusso finanziario clamoroso del gallo e era il diavolo ovviamente fatto sul fronte e sono di mistero di spiegazioni assolutamente della ricerca da quel momento parte partita la luce finale l'abbiamo visto un po' tempo fa una guerra contro il fine europeo che ha toccato tutte le parti della giustizia penale, civile e costituzionale senza giudicare il pubblico. Devo dire che tutte le sentenze, tutte le decisioni finali da parte della Cassazione la Cassazione ha condannato i membri della giunta penale a rimborsare lo Stato con la quasi un milione lo scorso legge risultava confermato che il progredo dovrà essere assolutamente la forma di diritto a riottenere il suo ruolo. Quindi è una storia famosa che comunque ha distinto la proposta. Grazie, sicuramente poi vedrete nella replica qualche altro elemento su questa, non so se credo di sé, ma insomma buon fine, diciamo, le due cose insieme. Io non ho capito se il professor Peroni adesso ci sente. Professore, c'è il collegamento del professor Peroni. Vabbè, allora procederei. Scusate, per la diretta e del video. Professore, prego, è il suo turno. Ecco, allora adesso si tolga il muto. La richiesta che volevamo ricordare per voi che cosa consisteva dal punto tolga di vista il muto adesso. Sociologico. Ecco, adesso dovremmo sentirla. Adesso ho tolto il muto, mi sentite? La sentiamo benissimo. Adesso la sentiamo. Grazie mille. Ok. Prego, professore. Pronto? Prego. Pronto, sono Peroni. Sì, professore. Io purtroppo non ho potuto ascoltare il vostro dibattito perché l'audio era un po' scadente, forse il mio computer. Ho sentito il Bertini. Comunque sono presente, abbiate pazienza, sono nato con una testimonianza. Io ho fatto anche la prefazione al libro di Albertini, ho ricostruito perciò l'attività che ho fatto per Milano e forse a commento del libro posso dire molto poco, ma è solo un fatto solo che io mi sono battuto strenuamente perché lui diventasse sindaco di Milano, ma non ho proprio combinato nulla, non conto proprio nulla. Viceversa, c'è qualcosa che mi sembra giusto dire di Albertini da parte di un sociologo, da parte in fondo da uno che lo vede da un punto di vista sociale e storico. Per qualche modo Albertini è stato il momento fulminante di Milano. Ha preso una Milano che era abbattuta, stremata, avvilita, condannata, autocondannato pur sentendosi ingiustamente condannata, dipende dai punti di vista. Ha saputo ridare coraggio. E soprattutto ha saputo essere il progetto di una grande ricostruzione. Da molto tempo Milano spesso si ferma, è come se si immobilizzasse. E poi arriva qualcuno che gli dà una spinta, la risolleva. E di fra tutti questi, Albertini è colui che ha dato la spinta maggiore, a mio giudizio. Io fra l'altro non è che lo frequentassi, sapete, noi ci conoscevamo così, ma un po' da lontano, anche perché ero tutto occupato a costruire la mia università. E poi gliel'ho presentato soltanto tardi, quando ormai era già fatta. Ma mi sembra che dal punto di vista storico, di come lui verrà collocato nella storia,
Io direi che vedo un momento di grande confusione, di grande disordine, e ha riportato l'ordine. Ha preso un'onda culturale, politica, culturale, economica, mondiale, che è quella della mondializzazione, no? Della globalizzazione, che ha provocato quanti mai disastri e difficoltà. E con un'abilità che ha qualche cosa di sovrumano, lui è riuscito a cavalcarla. Io dico che le grandi onde storiche, e la globalizzazione lo è stato, pensate al trionfo della Cina, all'affermarsi delle grandi super imprese, insomma, alla trasformazione radicale che ha comportato in pochi anni, quanti hanno ricevuto danno, quanti sono crollati, quanti hanno perso l'autobus che passava, addirittura ne sono stati travolti, non lui. Lui è sempre riuscito a guardare nel futuro. Ha sempre riuscito a progettare qualche cosa che in quel momento era possibile, diventava possibile in quel momento. Ha avuto il coraggio di fare quello che gli altri non avevano il coraggio di fare. Io lo ricorderò sempre come un personaggio storico, non soltanto milanese, anche perché io vi dirò che proprio durante la reggenza Albertini, più che in altre, io ho sempre avuto l'impressione che città in fondo, che Milano in fondo, fosse una città-stato, ma non una città-stato come città, con i suoi confini, con le sue mura, no? E forse Milano e la Lombardia, forse l'intero nord, ma in particolare Milano come anima pensante. Una città-stato che in qualche modo funziona se trova chi la dirige, chi la comanda, chi le dà una strada e trascina con sé il resto. E ridà slancio e vigore al resto. Non c'è stato come Singapore, faccio per dire. In fondo, Albertini ha governato Milano come una città-stato. È stato bravissimo nei rapporti con la magistratura, è stato bravissimo nei rapporti con gli imprenditori, ma è anche ha questa caratteristica di, non è del condottiero, è proprio del capo di una città-stato che ha una dimensione proprio di Stato. E ha visto la Milano come un capo di Stato. Ha visto il suo territorio, il suo paese, la sua città. E di questo senso di sicurezza che ha sempre dato a tutti i milanesi. Io a questo punto vi confesso che proprio sono stato dispiaciuto che lui non sia diventato sindaco di Milano, non perché ce l'abbia col sindaco Sala, perché in realtà che è un amico e che io stimo, ma perché noi stiamo affrontando una seconda grande ondata. Dopo l'ondata livellatrice della globalizzazione, che annullava i confini, che annullava l'identità, che omogeneizzava tutto, salvo appunto i casi in cui uno si opponesse come ha fatto Albertini. E siamo andati in una fase opposta, in cui invece riemergono le individualità, le differenze, i confini, tant'è vero che siamo anche in guerra. E avremmo avuto bisogno, abbiamo bisogno di una guida che sappia leggere questo tempo, che non è più quello di prima, è un tempo nuovo. E quanto vorrei, un giorno andrò a trovarlo, adesso, appena gli è passato il Covid, lo vado a trovarlo, intanto gli faccio la domanda adesso davanti a tutti voi. Che cosa dobbiamo fare nei prossimi 15 anni? Dacci delle indicazioni, di cosa stai vedendo. Metti a frutto il tuo ingegno, le tue intenzioni, non so, qualche qualità paranormale, per capire quale strada dobbiamo seguire. Tu in fondo l'hai anticipata la Milano che hai creato, hai seguito una tua logica. Qual è la logica che dobbiamo seguire noi in questo momento in cui le entità si frantumano, emergono degli straordinari poteri, dei superstati, in cui tutto il sistema geopolitico si sconvolge? E ci sarà pure un ruolo qui per Milano, per la Lombardia, per questo piccolo paese fatto di imprenditori, di gente geniale. Qual è il ruolo che tu ci indichi, Gabriele? Basta, ho finito, grazie. Grazie, professore. Prima di dare la parola a Gabriele,
e abbiamo diverse domande, tra cui quella del professor Alberoni, che è fatto, cioè quale ruolo sociale, non sento proprio, mi spiace, dovuto alle sfide geopolitiche. Io però eccezionalmente dalla sala chiedo di avvicinarsi alla presidenza un'altra persona che ci ha creduto molto alla candidatura di Gabriella Bettini, che è il presidente della Fondazione Magna Carta, onorevole Guido della Brera, per una testimonianza, perché l'anno scorso eravamo in pochi, ma agguerritissimi. Ecco, Gabriella Guido, un saluto. Grazie. Grazie, grazie Andrea, grazie a tutti voi. Sono molto felice di aderito a questa iniziativa con la Fondazione Magna Carta, con i saluti del Presidente Nazionale, il Senatore Quagliarello, anche a Piccolo, che ha fatto tanti serati insieme a Gabriele. Poi amicizia con Gabriele è vecchia storia, come molti di noi, Andrea, qui c'è Alberto Bonetti, prima tu, abbiamo vissuto fino alla prima ora, io sono stato eletto Palazzo Marino nel 97, quindi ho vissuto i primi anni con Gabriele. È stato certamente un uomo eccezionale, un mio amico su quello che è stato detto. Io ho vissuto tutti gli aneddoti incredibili dei primi anni, le famose foglie aperte con le dimissioni, sempre pronte a essere messe in vita. Uno stimolo per la politica, io allora ero vice segretario cittadino di Milano e mi trovavo a dover difendere magari le scelte politiche che invece non erano un po' contrastate dalla bella terapia. Che cosa è successo negli anni? Negli anni Gabriele Bettini ha avuto momenti di grande coraggio e l'ha dimostrato anche recentemente. Io e Alberto abbiamo cercato la rete di cominciare a candidarsi e possiamo dire che anche perché le scommesse sono incredibili. Gabriele, se lo ricordo, la mattina mi dice: Guido, guarda che se non ci sono almeno 100.000 io e i cittadini milanesi mi chiedono la mia ricandidatura, io sono già facile di candidato, eravamo all'inizio, a marzo, quindi di marzo, su questa iniziativa, sapendo che col Covid e quant'altro non abbiamo anche andato a fare pacchetti per andare a cercare le team che avremmo tutte trovate. Rimasi poi sconvolto perché subito dopo, delle settimane successive, giornali, media, associazioni, poi sono messo più che nostro, sono chiamato, se ci facciamo per me si è chiamato Papa Francesco, poi come se lo chiamavano tutte le varie autorità locali di Milanese da San Gento, sì, allora. E quindi era sempre messo nell'angolo, c'era la moglie che tirava da una parte, ma non lo spingeva. Poi, per ragione di cui è successo, dopo tristemente, per una presidente del centro-destra, quale sono io, perché ovviamente oggi la storia di Milano sarebbe stata scritta in questi mesi. Certamente, che cosa io dico? Un uomo che ha saputo fare tante cose. Quando preparavamo questo tentativo di campagna elettorale iniziale, abbiamo fatto l'elenco delle cose fatte in 10 anni, 9 anni. Vi assicuro, sono incredibili. Noi dalle depuratori, alle fiere, alle metropolitane, c'è il e se uno tira il bilancio, dice, la maggior parte delle cose che ha fatto Milano, qui anche Corso Cuomo, tutte le grandi torri, sono state parlate. Poi ha tagliato il nastro, la bravura della politica, mettere in piedi le cose, poi tagliare il nastro è purtroppo la fine, i grandi, per cui ho avuto una metropolitana o un'azione urbanistica, l'importante è passare il soldo iniziale, e non c'è stato partire. Infatti io era un po' provocatorio, dicevo agli amici della sinistra, se si candida chiederemo molto il bilancio di 10 anni di centro-sinistra. Quindi comunque perché è questo il mito, guardare i fatti. Io rimasi sconvolto, magari si ricorda, quando nel suo secondo turno disse io non faccio campagna elettorale, quando lui tentò la seconda volta, io mando in questionario i cittadini milanesi e la lista doveva sapere come andare. Non spese nulla perché in base a quei questionari no, aveva già tracciato la sua direzione di avere, ma perché c'erano i fatti, c'era un modello, c'erano fatti concreti alla base. L'altro modello bertiniano che abbiamo discusso oggi è con la trasformazione anche nel dibattimento del rapporto di giustizia politica. Purtroppo normalmente sono i politici a essere cacciati, cercati, analizzati. Statura,
appunto il credo di parlare di queste considerazioni, Albertini forse è l'unico caso politico in Italia che è stato lui ha quasi perseguitato, no, possiamo dire, ma perché era convinto della sua giustizia, della sua le sue idee, dopo ma c'è stato un cliente che era più importante. Quindi un ribaltamento anche di questi casi che ha dimostrato un uomo che leale, corretto, schietto e illuminato. Concludo quindi dicendo il modello Albertini è da osservare. Certo, il momento non è migliore, avremo bisogno di uomini come capire Albertini delle città, delle regioni, forse. Abbiamo oggi, e lo dico sempre perché non ci vediamo, un modello nazionale, perché anche Draghi in questo momento preso dalla cosiddetta società non politica, ma che no, saranno dimostrazioni di massima competenza per raggiungere la competenza. Oggi abbiamo bisogno di uomini così che sanno cioè fare politica, governare in realtà che gli va affidate con questo metodo dell'articolo che dovrebbe essere appunto anche nell'analisi, oltre che del libro, anche l'insegnamento nelle scuole politiche nostre, forse faremo una quindi concludo dicendo veramente grazie. E lo dimostra anche stasera qui, senza vostra, vi presenteremo il libro anche in altre sede, direi a Villa Torretta a fare una cena il 8 aprile, perché è un libro che è scritto, ma che oltre ad essere quello che è il suo frutto, porta all'utilizzo, a tornare in auge un uomo che ha fatto tanto. Pensate che quando l'anno scorso sono passati, no, cos'è, 11 anni, all'inizio che noi stessi non ci credevamo. Cioè, se il fatto che Milano abbia reagito così alla sua proposta di ricandidatura, dopo 11 anni, non dopo due mesi, ma 11 anni, dimostra che veramente i cittadini, quando hanno a che fare con uomini così di coraggio e di concretezza, non si fanno. Grazie, Gabriele. Prima di dare la parola a Gabriele Albertini, effettivamente va ricordato che qui c'è tanti dell'originario staff di Gabriele. A te, sottoscritto immediatamente, però il sottoscritto è detto con il titolo capo primo, capo di gabinetto e Eugenio Cusic, primo portavoce di Gabriele nel 1996. In quella primavera in cui entrano tutti a Palazzo Reale. E beh, Gabriele, insomma, hai sentito, qui si va da un ragionamento altissimo del professor Alberoni su che cosa dobbiamo fare nei prossimi 15 anni. Siamo in una Milano un pochino smarrita, come era la Milano smarrita del post Tangentopoli e post Formentini, quella che citavo poc'anzi, quella del 96. E siamo in una Milano smarrita degli ultimi due anni. Non perché Sala abbia fatto male, ma perché la città è smarrita. Volevo ricordare che tra le tante telefonate e messaggini che sono arrivati un anno fa, perché Guido della Prera ricordava che forse poteva arrivare anche quello di Papa Francesco, invece arrivò il messaggio della dottoressa Letizia Morati, che era, diciamo, una sorprendente messaggio, forse Gabriele vorrà spiegarci perché sorprendente. A invitarlo a candidarsi. Comunque, tornando a noi, il messaggio di Alberoni, avete sentito, bellissimo, riflessione sul modello Albertini e come una guida come la sua ci può consigliare che cosa fare nei prossimi 15 anni in questa città che cambia. E l'altra questione, però senza monopolizzare la risposta, Gabriele, è la tua visione di questo duello all'ultimo atto che abbiamo ricordato e perché era fondamentale fare questo duello all'ultimo atto con il PM aggiunto Robledo. Prego Gabriele. Intanto devo esordire dicendo che dopo aver ascoltato il professor Alberoni qualsiasi cosa io possa dire o aggiungere, anche rispondendo alla sua domanda, posso solo disturbare e turbare quella agiografia generosa, grandiosa che ha fatto, quindi dovrei stare zitto per non fare cambiare idea a tutti gli astanti ed anche al professor Alberoni se dovessi azzardare una risposta. Però siccome mi è stata fatta una domanda, io cercherò di darla, anche se
l'argomento è così vasto. De Gaulle rispose a un vasto programma parlando di un argomento che è un po' diverso da quello che ha proposto Alberoni, e cioè come si poteva modificare la stupidità delle persone. Torniamo alle cose più serie. Io penso che Milano, prima del Covid, era una Milano cool, non una parolaccia. Era il luogo che nel 2019, e cioè anni dopo il 2015, evento Expo, aveva ricevuto oltre 500.000 visitatori in più. E non erano solo turisti occasionali, ma erano anche delegazioni economiche e comunque interessati alla città che stava cambiando. Cioè Expo è stata la vetrina, ma i grattacieli, i 40 miliardi di investimenti del mondo che sono arrivati, i 12 Bernini e Brunelleschi di oggi, del mondo, non i soliti 4 o 5 immobiliaristi, 4 o 5 architetti dei decenni precedenti, che sono venuti qui a cambiarla, a rigenerarla. Ricordava Andrea, la Milano post-industriale aveva lasciato luoghi deserti per 11 milioni di metri quadrati, la Seconda Guerra Mondiale per 3,5 milioni di metri quadrati. Quindi il post-industriale, in termini di città persa, di non di macerie, di non più industrie e non ancora città, di distruzione, anche se non fisica, erano ancora in piedi i capannoni dell'Alfa Romeo del Portello o luogo della fiera non più utilizzabile, il polo interno e così per le altre aree dismesse. Ecco, avevano prodotto un effetto più grande delle distruzioni di una guerra. Allora, noi ci siamo accostati a questo scenario da allora, che ha prodotto gli effetti che ho appena citato, con la milanesità. Cioè, non voglio essere provinciale, ma per essere globali, come Milano ha nella sua destinazione, bisogna essere al centro della pianura, e come dice il suo nome. E non è la pianura padana, è la pianura del mondo, cioè sono i luoghi in cui può convergere, perché c'è una comunità dinamica, intelligente, curiosa, operosa, che si muove in questa direzione. Quindi bisogna essere quello che siamo, cioè persone che vogliono modificarsi, che vogliono migliorare. Io non voglio essere troppo leghista nel parlare milanese, però quando diciamo di noi stessi in my content, diciamo che vogliamo sempre migliorare, che c'è sempre qualcosa che può essere fatta meglio nella politica, nei rapporti personali, in fabbrica, nelle tecnologie, nella conoscenza. In my content vogliamo cambiare, fare qualcosa di migliore. Il cuore in mano, noi ci destiniamo, i milanesi hanno il primato del volontariato nel sociale e nel culturale, dedicano più di qualsiasi altra comunità nazionale, forse si allarga anche all'Europa, il proprio tempo, il proprio interesse a qualcosa che, per cui non sono remunerati, se non con l'affermazione di quello che vogliamo essere, cioè migliori di prima di aver fatto quello che abbiamo fatto per il bene di qualcun altro. E questo è un altro argomento. Il te lavoro è sempre, noi siamo attivi, siamo la capitale del PIL pro capite, non solo d'Italia, abbiamo nel nostro territorio una produzione di ricchezza che è straordinaria, il 10% del PIL dell'Italia è costruito su un territorio che è un settimo di Roma. E poi vogliamo aggiungere l'argomento della legalità, che tanto ha riguardato i miei anni di governo, e cioè fai rob just. Noi siamo riusciti ad attrarre, senza un avviso di garanzia, ormai sono diventati 40 miliardi di investimenti del mondo su Milano, e a spendere in opere pubbliche oltre 6 miliardi di euro, 3 da solo come commissario nel doppio commissariamento per la depurazione e per il traffico, i trasporti e la viabilità, e l'abbiamo fatto con questo senso della legalità, che non era solo un concetto astratto,
perché abbiamo inventato l'autorità milanese anticorruzione 23 anni prima di quella nazionale, perché il pool di magistrati in servizio guidati da Gherardo Colombo, che hanno lavorato con noi, tre magistrati e tre dirigenti apicali del Comune di Milano, ci hanno consentito di fare questi atti, di espandere l'intervento del privato senza contaminarci alla, diciamo, compromissione con il potere economico, però avvalendosi del potere economico, che faceva i suoi legittimi interessi, sviluppava i suoi investimenti, traeva profitto e ne dava anche alla comunità nelle privatizzazioni, nell'efficienza del sistema di collaborazione e anche da imprenditori pubblici, valorizzando la gestione delle nostre imprese. E quindi, concludendo, legalità e imprenditorialità, che sono le caratteristiche di Milano, e ritornare a essere se stessi fino in fondo ci consente di essere quelli che vogliamo ancora di più e meglio diventare. Milano ha ancora delle opportunità. Se avesse ottenuto, ed è stato un disastro non averlo centrato questo obiettivo, la sede dell'autorità europea del farmaco, pensate, la sfortuna ci avrebbe portato ad essere l'epicentro, la sfortuna del Covid ci avrebbe portato a essere l'epicentro, se fosse stata destinata a Milano e non Amsterdam, di tutto lo scenario che poi ci ha riguardato e ancora ci riguarda, visto che sono positivo e il Covid, sia pure asintomatico, l'ho preso grazie ai vaccini, in un contesto straordinariamente, è una disgrazia che sia avvenuto, ma in quel contesto per Milano sarebbe stata un'esplosione di investimenti, di saperi, i centri di ricerca sarebbero stati orientati a stabilizzare, a stabilire le loro sedi in un territorio, in una città dove c'era l'autorità europea del terzo settore e del farmaco, che era stato calcolato che questa scelta avrebbe portato a Milano oltre 1,5 miliardi di aumento di PIL territoriale per questi afflussi, ma la cosa non è andata così, ma ce ne saranno altre di occasioni e questo scenario va percorso con le qualità che prima ho detto. In fondo, e cito un grande milanese per scelta che è sepolto a Milano, pianse ed amò per tutti il copyright di Gabriele D'Annunzio, Giuseppe Verdi, che non è nato a Milano, ma a Milano è diventato il Verdi che conosciamo al Teatro alla Scala, disse: torniamo al passato, sarà un progresso. Io, per rispondere al mitico Francesco Alberoni, rispondo allo stesso modo. La identità di Milano è una città, è una comunità, è lo stigma di come dobbiamo essere, di come dobbiamo fare per sperare nel nostro futuro e uscire dalla criticità in cui tutti ci troviamo, compresa quella ultima dopo la guerra mondiale all'invisibile virus, ci ritroviamo con l'altro scenario. Resta in sospeso l'argomento dei rapporti con la magistratura, che nel libro è trattato con uno scenario che parte da lontano, parte addirittura da quando, appena laureato in legge, io avevo in mente di fare il magistrato. Mi ero interessato per iscrivermi a un corso a Napoli, che credo ci sia ancora, se non come identità fisica, come nome molto rinomato, che preparava i laureati in legge all'esame per diventare magistrati, un certo Capozzi si chiamava. E volevo farlo, poi ho fatto una scelta borghese, si è licenziato un dirigente in ditta Albertini, mio fratello ingegnere, io ho laureato in legge, insomma ho cambiato scenario e sono entrato in ditta Albertini. Ma quando poi ho assunto delle responsabilità e trascuro il percorso da quella scelta a quando sono diventato sindaco, io questo argomento della legalità l'ho valorizzato. Io venivo da uno scenario in cui la nostra città era stata
condizionata da una rivoluzione giudiziaria, Tangentopoli aveva avvilito l'economia anche con degli aspetti positivi, se si vogliono considerare tali, la lotta alla corruzione certamente lo è, alcune distorsioni che ci sono stati, però diciamo era comunque uno scenario magmatico. Io dovevo invece esprimere quello che ho detto prima, volevo valorizzare il rapporto con i privati, non ero contrario ai grandi investimenti nella città come è successo a Roma per le Olimpiadi, quando ci sono grandi risorse c'è l'avvoltoio della corruzione che si muove sopra, ma se sei sindaco di Roma o sindaco di Milano e sei anche commissario, sei tu che devi garantire la legalità negli investimenti, facendo come abbiamo fatto. Non è che è impossibile non prendere un avviso di garanzia e fare arrivare 40 miliardi o fare il commissario due volte in due scenari diversi e spendere da solo 3 miliardi di euro. Si può fare, bisogna fare in modo che questo avvenga. E quindi abbiamo istituito l'internal auditing e poi proprio con la magistratura, la mitica procura della Repubblica, quella di allora, non quella di oggi forse, e abbiamo fatto una sorta di patto. E il gruppo Alibaba ci ha consentito col suo lavoro 3-3 di ottenere gli effetti che sono stati descritti. Lo stesso Borrelli dichiarò pubblicamente nel libro, lo cito, che nel mio caso avrebbe votato per il sindaco pur appartenendo a una parte politica diversa di cui non dichiarò diciamo l'identità, la caratterizzazione, ma potevamo immaginare, espresse il voto di giunta. Poi nel corso degli anni, se questo era il rapporto quasi simbiotico con quella magistratura, purtroppo nella curva di Gauss siamo dentro un po' tutti, però ci sono anche, come ci sono i santi e i geni e i reprobi e i delinquenti, in tutte le categorie umane, compresa nella magistratura, c'è anche questo. Io ho incontrato un personaggio con cui non ho ancora completamente finito di combattere, perché ci sono ancora delle pendenze che continuano, e poi penso che me ne arriverà un'altra per quello che ho scritto in questo libro, anche circostanziandolo meglio, va bene, alla Onlus Repubblica Italiana spenderò dei soldi per gli avvocati, per le cause che vorrà farmi, e sosterrò fino alla fine la verità. Ho avuto certo dei problemi, ma anche delle soddisfazioni, perché sul caso Serravalle, che era stato citato proprio da Maurizio Tortorella, forse la infrazione più gigantesca che ha compiuto questo magistrato, per 7 anni non ha richiesto l'archiviazione e non ha richiesto il rinvio a giudizio dell'indagato, doveva essere imputato a mio modo di vedere, ma è rimasto indagato indefinitamente per 7 anni, provocando la prescrizione. A distanza di 16 anni anche la giustizia contabile, dopo quella civile e dopo appunto quella amministrativa, mi hanno dato ragione, e qua viene fuori ancora questa anomalia, cioè tutte le persone in tutte le categorie pagano per i loro errori, una categoria che vince un concorso, quello che avrei voluto fare anch'io da appena laureato in legge, è esentata dal rispondere dei propri errori, delle proprie inadempienze o delle proprie azioni orientate ad errori che causano danni e disastri in tutti i casi. E quindi questo è un po' la storia. Ho conosciuto il buono e il meno buono, e quando ho incontrato questo scenario mi sono messo in gioco pagando, ecco, le ingiuste imputazioni, centinaia di migliaia di euro. Fortunatamente sono nato bene e vissuto meglio, ma comunque centinaia di migliaia di euro in costi vari per tutte le vertenze che ho dovuto affrontare, e ancora ne metto in conto per quelle che mi capiteranno. Però, come diceva Indro Montanelli, la verità non trionfa quasi mai, ma i suoi oppositori soccombono sempre. Ora, c'è da dirlo. E quindi, se questo che sto dicendo arriverà alle orecchie di
non faccio il nome perché ogni volta che ho fatto il nome mi è successo qualcosa, quindi io non voglio attribuirgli anche il ruolo di iettatore, però per cautela non lo nomino, come per un altro editore che alcuni di voi conoscono succede qualcosa, quindi non lo nomino. E già ho il Covid, non vorrei che restassi positivo per troppo tempo. Ecco, dicevo, questo è il caso, è il caso proprio di una situazione in cui è stato esentato dall'affrontare da quello che era una sua funzione, e a distanza di 16 anni viene fuori che quanto è avvenuto è stato valorizzato solo non per i danni gravi che erano stati compiuti, la sua inerzia, per cui ho avuto io il processo per calunnia, ma per una questione in fondo relativamente banale, perché si era informato delle mie vicende al Parlamento europeo, per il quale avevo chiesto alla commissione giuridica di rendere immune a giudizio le mie dichiarazioni da deputato europeo, e aveva scambiato dei favori con un avvocato che avrebbe Aiello si chiama, che avrebbe dovuto interessarsi della cosa. E alla fine di questa vicenda, comunque, questo signore è stato privato di 6 mesi di anzianità, è stato degradato da aggiunto a sostituto e anche recentemente non pago della Corte di Cassazione ha fatto anche una causa al TAR ed gli è stato dato torto, è stato mandato a Torino per 4 motivi dal suo capo Brutti Liberati, e quando si è discusso della vicenda è rimasto lì, ma non per tutti e 4 motivi, solo i 2 che riguardavano quello che ho descritto, e cioè le azioni che aveva fatto ai miei danni per ottenere che si potesse essere risarcito della presunta diffamazione. Quindi alla fine questo signore finisce la sua carriera in anticipo andando a fare il presidente molto ben remunerato di una società di smaltimento rifiuti in passato coinvolta in gravi fatti di illecito, e io non voglio dire altro su questo passaggio dall'illecito, ci sarà una garanzia di legalità il fatto che questo signore sia il presidente, non lo so, giudicate voi se è un argomento, diciamo, di valutazione o meno, però come magistrato il suo finale è quello che ho detto: degradato, bandito da Milano, decurtato dell'anzianità di 6 mesi con sentenze definitive, e poi prepensionato perché c'erano 4 altri procedimenti disciplinari che potevano interessarlo se fosse rimasto in servizio. E evidentemente ha fatto una scelta molto opportuna ed ha cambiato registro. E anche in quest'ultima circostanza è singolare che solo i magistrati, nel momento in cui lasciano il servizio, non hanno i seguiti degli illeciti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Non succede a un carabiniere, non succede a un funzionario dello Stato che se va in pensione anticipata viene tutto tacitato il guai che ha combinato prima. Nel caso dei magistrati questo non avviene, e neanche avviene per altre situazioni che riguardano altre giustizie, quella penale o quella contabile. E nel caso appunto del soggetto che non nomino, Nel libro è anche citata una pendenza che dovrebbe essere indagata dalla Corte dei Conti e che non si prescrive, vediamo i 16 anni della Serravalle, e che vedremo se qualche procuratore della Corte dei Conti di Milano, della Lombardia, vorrà indagare. Grazie per la vostra attenzione. Ora credo che ci sia il dibattito, no? Testimonianza che diciamo tu volevi essere qui con noi a firmare i libri, questo su quello comunicazione di servizio per il pubblico generoso qui con noi, e noi abbiamo una ventina di copie, alcune sono state diciamo fortunatamente prese, e che porteremo qui sul tavolo a finito il colpo, e quindi
abbiamo ancora qualche copia da distribuire e poi abbiamo anche qualche bottiglia di vino per fare un piccolo brindisi, ovviamente in questo caso alla salute di Gabriele, non del magistrato degradato, insomma, diciamo che evidentemente c'è anche questa cosa. Però io prima di lasciare andare Gabriele, io e Renato avevamo due riflessioni, veloci veloci, proprio per una replica di 3 minuti. La prima, dunque, Sergio Rotondo ha detto che c'è diciamo una passione per il paranormale, di cogliere questa parte, no? C'è una passione per il paranormale, a lui, a poter paranormale. Cioè, dice Gabriele, che quando spinge la mano a un uomo veramente malvagio, gli incapita una scossa di senz'altro. Sì, ok, allora diciamo questo tema dei polpastrelli non c'è sempre raccontato. Allora io voglio un commento veloce sui polpastrelli di Vladimir Vladimirovich Putin, visto che l'abbiamo incontrato 2 volte. E, no, sono curioso, visto che di attualità. Ah, infatti, e poi volevo sentire un'ultima riflessione di 1 minuto di Renato Vannaia. Perché siamo veramente con una manciata di secondi e poi di nuovo la guerra. Questo è un libro molto divertente, che si legge, si impara un sacco di cose, ma è anche un libro che ci dà un insegnamento politico, dovrebbe essere adottato nelle scuole, come ha detto, ci dà l'insegnamento di cosa vuol dire la competenza al governo. La competenza che viene dal mondo del lavoro, anche il mondo industriale, perché così è stato fatto il paragone contrario, è un paragone giusto. Circondati che siamo stati incompetenti, l'esempio, il modello anche è chi ha esperienza, capacità e competenza al governo e anche un po' di rigore. Albertini è molto rigoroso, forse fosse stato un po' meno rigoroso se avesse capito. Però è questo, cosa vuol dire un mondo dove diciamo uno vale uno, invece l'esempio è quello della competenza al governo, deve essere davvero. Grazie Renato, allora, un minuto di salutarti e buon pastrello. Io vi ringrazio davvero infinitamente per quello che avete detto, tutti gentilissimi e affettuosi, mi è stato riferito, poi alcuni di voi gentilmente mi hanno mandato una foto della sala piena, poi vedo che ci sono dei collegamenti esterni, quindi insomma almeno in termini quantitativi questo incontro è stato brillante, in termini qualitativi lo deciderete voi e poi per quanto riguarda l'acquisto del libro, per fare un piacere anche al mio editore che tutto sommato in fondo ha fatto un investimento su questa cosa, se volete adesso questi che sono lì sono omaggiati, però se volete regalarlo a qualcuno, comperarlo prima che Robledo lo faccia sequestrare, insomma dateci dentro perché magari sono le ultime copie che potrebbero girare. Buona serata, buon brindisi alla salute, ecco qua ci mette d'accordo, alla pace e alla salute, le cose più importanti, anche alla mia naturalmente, ma soprattutto alla vostra. Grazie ancora. Bene, allora chiedo di accendere le luci qui e di portare lì anche ciao Gabriele. Andrea, ciao a tutti. Buona serata. Ciao.